Abbiamo qui un bellissimo clone di Sangiovese, selezionato da Paolo Storchi, il clone Kravik BCSF6, selezionato appunto da quello che ora è il CREA e commercializzato comunque su tutto il territorio nazionale dal consorzio Ampelos. Consorzio Ampelos è un consorzio di vivaisti che, fondato nel 1999, ha avuto lo scopo e ha lo scopo ancora adesso di trasformare in selezioni clonali moderne il grande lavoro di selezione massale fatta dai soci. Questo clone è stato selezionato con criteri, si può dire, moderni, cioè che sono molto diciamo orientati verso la vinificazione di vini importanti. In particolare questo clone è interessante perché i grappoli sono piuttosto contenuti nella loro dimensione, quindi la produzione media non è eccessiva, pur mantenendo comunque una produzione interessante. I grappoli restano abbastanza spargoli fino a vendemmia, la colorazione, quindi anche l'accumulo di sostanze nobili nella buccia, è elevata, quindi è esattamente quello che si vuole un po' negli ultimi decenni da un Sangiovese, cioè un clone che possa resistere durante la maturazione fino al momento giusto, più giusto possibile per una raccolta, diciamo, di tipo qualitativo, e nello stesso tempo con produzioni che possono essere in qualche modo anche regolate dalla potatura stessa. E direi che a questo punto vale la pena di passare direttamente alla degustazione del vino. Andiamo a degustare il clone Ampelos di Sangiovese Kravik BCF6. Colore: è un impatto colorante con una buona materia, una bella intensità di colore che sfuma su una tonalità rubino. Buona anche la luminosità, sinonimo di una discreta freschezza che troveremo poi a livello gustativo. Andiamo alla fase olfattiva. Al naso si presenta davvero molto interessante, con un bel profilo ricco, variegato e anche elegante. Sicuramente l'apertura è tutta di frutto, quindi è sicuramente un fruttato che chiama piccoli frutti rossi. Subito dopo un floreale di viola, davvero da ampliare e a dare anche un tocco di eleganza, e poi una chiusura speziata. Andiamo al sorso. Questo clone Sangiovese colpisce per una morbidezza importante, quindi probabilmente la cosa più facile da raccontare al sorso è questa morbidezza che crea un piacevolissimo equilibrio gustativo. La qualità dei tannini è sicuramente definita, elegante, rotonda, ma direi che non è un impatto importante quello tannico, così anche medio quello dell'acidità, della freschezza. Quindi questo equilibrio si trova appunto tra queste due componenti, le durezze appena descritte e questa componente di morbidezza che davvero caratterizza piacevolmente questo clone di Sangiovese. Buono oggi, pronto da bere anche velocemente, quindi per queste sue caratteristiche, ma anche da immaginare in un tempo medio come potenziale evolutivo.